Vedo che è comparso Sandro Guerrieri, che adesso ci porterà sul versante istituzionale. Si è occupato appunto di istituzioni italiane, francesi, europee. E il titolo del suo contributo, del suo paper, appunto, è Crisi e istituzioni. Prego, Sandro. A te la Grazie parola. Umberto, spero che l'audio sia giusto. Sì. Allora, il paper che presento in una versione naturalmente piuttosto provvisoria verte sul rapporto tra il PC e le istituzioni repubblicane negli ultimi due decenni del suo percorso storico, quindi gli anni 70 e gli anni 80. Sono i decenni in cui la democrazia dei partiti, su cui si è imperniata la dialettica politico-istituzionale dell'Italia repubblicana, dapprima raggiunge il suo apogeo e poi sperimenta quella parabola discendente che condurrà al crollo dei primi anni 90. Il sistema politico si deve misurare con molteplici sfide, dal passaggio dall'età dell'oro della crescita alla crisi, che rende più difficile soddisfare le domande sociali emerse con i movimenti della fine degli anni 60. Abbiamo la strategia della tensione che è stata poc'anzi analizzata, abbiamo l'attacco del partito armato e poi, soprattutto negli anni Ottanta, si apre la domanda di una maggiore governabilità e il sistema politico è anche oggetto di un primo tentativo organico di riforma che peraltro inaugura la lunga stagione dei progetti di revisione costituzionale non andati in porto. Ora, quindi, in questo contesto, la politica del PC attraversa diverse fasi. Gli anni 70 lo vedono impegnato in questa marcia all'interno delle istituzioni che lo porta sulla soglia del governo e che sembra aprire la strada al superamento della conventio ad excludendum. Però è un progetto che, come noto, si consuma alla fine del decennio. Il PC torna all'opposizione e non sarà in grado di uscire da questa condizione fino alla fine del suo percorso storico. Allora, il paper analizza le principali direttrici seguite dal PC nel rapporto con le istituzioni e pone la domanda di quanto la cultura politica del PC abbia consentito al partito stesso di affrontare con incisività le evoluzioni in atto. Allora io comincerei con una breve premessa, perché comunque va ricordato, cioè che il cammino del PC all'interno delle istituzioni repubblicane ha come base di partenza il contributo fondamentale fornito alla scrittura della Costituzione del 1948. Ora, in quegli anni di incipiente guerra fredda, la scelta del metodo democratico non si è ancora affermata come definitiva. Conosciamo bene il confronto che si apre all'indomani della fondazione del Cominform su eventuali ipotesi insurrezionalistiche. Ma questo ruolo che il PC svolge nella fase costituente e che viene condotto con molta decisione dai suoi protagonisti principali, anche se non tutto il partito segue la dirigenza in questo sforzo di contribuire ai valori costituzionali. Abbiamo nel dibattito del PC diversi giudizi critici sulla Costituzione che si va elaborando, ma comunque questo contributo è destinato nel tempo, al di là probabilmente di quello che gli stessi dirigenti comunisti pensavano nella fase costituente, è destinato a fare sempre più da contraltare al legame organico con l'Unione Sovietica. E si potrebbe dire che nell'ambito della doppia lealtà, quella nei confronti del regime costituzionale si sarebbe pertanto progressivamente rafforzata. Non è un processo del tutto scontato, questo attaccamento alla Costituzione lo si constata da una comparazione con quello che avviene invece nel caso del Partito Comunista Francese che collabora alla genesi della Quarta Repubblica, ma in cui questo sentimento di adesione ai valori costituzionali è molto più debole. La parola d'ordine del PC diventa quindi, negli anni, in materia istituzionale, l'attuazione della Costituzione. Attuazione dei suoi principi economico-sociali, alla cui stesura aveva contribuito lo stesso Togliatti nella prima sottocommissione della Commissione del 75, attuazione dei suoi istituti, dalla Corte Costituzionale alle regioni a statuto ordinario, peraltro durante la fase costituente non particolarmente cari al Partito Comunista, ma successivamente invece visti come un elemento fondamentale di equilibrio istituzionale. E poi sul piano della forma di governo si mette in rilievo il principio della centralità del Parlamento. Un Parlamento naturalmente che deve essere eletto
su base proporzionale perché è questa, secondo il PC, l'unica formula elettorale compatibile con lo spirito della Carta fondamentale. Quindi il PC si batte per l'introduzione delle regioni a statuto ordinario. Poi quando vengono create con le regioni rosse, rosse nel senso originario del termine, estende un modello di governo territoriale che ha già trovato espressione con successo a livello comunale e provinciale, come è stato prima ricordato. Il PC si impegna poi nella fase di stesura degli statuti regionali, chiede che l'attuazione del titolo V si traduca in un effettivo passaggio di competenze dallo Stato al nuovo ente. Per quanto riguarda il Parlamento, il PC punta a esaltarne la funzione di indirizzo politico e di controllo sul governo. E questa valorizzazione del Parlamento comporta un processo di apprendistato del PC all'interno dei meccanismi parlamentari. Perché uso questo termine apprendistato? Perché inizialmente nella cultura politica del partito vi è una notevole sottovalutazione dell'importanza del lavoro parlamentare. Nel 1951, questo lo si vede da una circolare di Togliatti che intima alle federazioni di garantire la presenza dei parlamentari a Roma e constata in questa circolare una sottovalutazione intollerabile del lavoro parlamentare. Ecco, ma appunto nel corso dei decenni, negli anni 60, i parlamentari comunisti acquisiscono la capacità di padroneggiare i meccanismi parlamentari, si impegnano nel lavoro delle commissioni permanenti e quindi questo consente poi al PC di sfruttare il passo ulteriore che nel sistema politico italiano viene compiuto verso la centralità del Parlamento con i regolamenti delle Camere del 1971. Regolamenti che sono il punto culminante di questa stagione, quindi di centralità dell'organo rappresentativo all'interno del sistema politico italiano. Si entra allora in quello che è stato definito da molti come la fase più prettamente consociativa della politica italiana, della dinamica politico-istituzionale italiana. È una categoria questa però del consociativismo che va usata con discernimento, altrimenti non si colgono appieno i fattori di conflittualità che rimangono ben presenti. Tra l'altro, dal punto di vista prettamente istituzionale, è negli anni 70 che comincia quell'uso sempre più diffuso dello strumento del decreto-legge che poi aumenterà ancora di più negli anni 80 e nei decenni successivi. Certo è che questo coinvolgimento dell'opposizione comunista nella dinamica della parlamentare, appunto, ha il suo peso e risponde un po' ad un'esigenza di attenuare in una fase in cui le ampie forme di mobilitazione collettiva hanno portato ad una crescita delle domande sociali, di attenuare la frattura e i vincoli della guerra fredda. Quindi la Costituzione va attuata per il PC tramite il principio, tramite l'esaltazione del principio della rappresentanza elettiva ai vari livelli e nell'idea centrale del Parlamento come cuore della realizzazione dei principi contenuti nella prima parte della Costituzione. Il PC si dota anche di nuovi strumenti per sviluppare la propria cultura istituzionale. Nel 1960 era stata fondata la rivista Democrazia e Diritto e nel 1972, su impulso principalmente di Umberto Terracini, che ne diviene il primo presidente, viene fondato il Centro di Studi e Iniziative per la Riforma dello Stato, che sarà legato a lungo al nome di Pietro Ingrao. Ma la Costituzione non va solo attuata, va difesa dai suoi nemici, dalle trame oscure richiamate nella relazione precedente, ed è questo il contesto in cui, come è noto, matura all'indomani del colpo di Stato dell'11 settembre del 73 in Cile la strategia del compromesso storico. Quindi si rinnova l'idea che l'attuazione delle norme di principio della Costituzione vada demandata al rinnovato incontro tra i partiti di massa protagonisti della stagione costituente. E si rifiuta esplicitamente, per i contraccolpi che potrebbe suscitare a livello interno e internazionale, la prospettiva di un ipotetico governo di sinistra
con il 51%, che è la strategia che invece sta portando avanti l'Union de la Gauche in Francia proprio in quegli stessi anni, tanto che nel 74, come sappiamo, l'Union de la Gauche sfiora la conquista con François Mitterrand della presidenza della Repubblica. In ogni caso, la questione comunista si impone come il nodo centrale della politica italiana dopo i successi del 75, delle politiche del 76. A questo punto si apre il braccio di ferro sull'ingresso del partito nell'area di governo e si arriva alla soluzione, come è noto, del governo della non sfiducia, del governo delle astensioni, nell'ambito dell'esperienza che prende il nome di solidarietà nazionale. Ora, il coinvolgimento del partito nell'ambito della dinamica parlamentare in questo nuovo contesto della solidarietà nazionale sperimenta un deciso salto di qualità. Ottiene la presidenza della Camera con l'elezione di Pietro Ingrao, quella di importanti commissioni, entra in un gioco politico in cui viene meno di fatto tra i partiti del cosiddetto arco costituzionale la distinzione tra maggioranza e opposizione. Partecipa alla formulazione di un accordo diretto tra i partiti che si traduce nella mozione votata dalla Camera il 15 luglio del 77 e che definisce importanti coordinate programmatiche per l'azione di governo. Ora, vorrei sottolineare che in questa fase la democrazia dei partiti a centralità parlamentare sembra raggiungere il punto culminante della sua ascesa. Le forze politiche concordano i punti programmatici, il Parlamento li approva, il governo li recepisce. Ma è evidente che si tratta di una combinazione istituzionale che non può che essere transitoria, soprattutto vista la realtà economica e sociale profondamente investita dalla crisi, con la diffusione della protesta sociale, con l'esplosione della violenza politica. Tutto ciò rende questo combinato disposto tra centralità dei partiti e centralità del Parlamento inadeguato a regolare il funzionamento del sistema politico in una prospettiva di medio periodo, anche perché non è chiaro quale debba essere lo sbocco finale della strategia di avvicinamento del PC all'area di governo. Naturalmente il caso Moro, l'assassinio, il rapimento e l'assassinio di Moro segna un passaggio chiave. Il PC difende a spada tratta le istituzioni dall'attacco terroristico, dimostra la sua lealtà allo Stato repubblicano, in cui peraltro appunto emergono trame occulte di cui il partito non ha una piena contezza, ma tutto questo non serve a far cadere il persistente veto al suo ingresso nell'esecutivo. E quindi l'idea di rivitalizzare la democrazia dei partiti attraverso un compromesso storico tra le forze che avevano a suo tempo partecipato alla stagione costituente si rivela, conduce ad un impasse da cui il partito cerca di uscire, ma con molta difficoltà. Con il rilancio all'opposizione, con il passaggio all'opposizione, il PC quindi cerca di ridefinire la sua strategia, sceglie la linea dell'alternativa democratica, che peraltro sarà precisata un po' lentamente nel corso dei primi anni Ottanta. Berlinguer rilancia con parole molto forti nell'81 la questione morale, mentre si conferma l'emarginazione del PC dall'area di governo. E in questa fase comincia ad aprirsi il tema delle riforme istituzionali, di un possibile intervento sulle riforme istituzionali. Si parla di grande riforma, tema che viene lanciato soprattutto dai socialisti con Giuliano Amato e Bettino Craxi. L'elezione di De Mita nell'82 alla segreteria della DC porta anche questo partito a manifestare un maggiore interesse alla tematica della riforma e con il secondo governo Spadolini dell'agosto 82 si apre concretamente la discussione. Allora, il PC come affronta questo passaggio? Beh, lo affronta con una cultura politica che, come ho detto, è quella dell'attuazione della difesa della Costituzione, ma che sono categorie che si rivelano insufficienti nell'affrontare questa nuova dinamica politico-istituzionale. Quindi il PC deve cercare di capire come inserirsi all'interno di questo dibattito e come portare il suo contributo alla prima importante esperienza di riflessione sulle riforme istituzionali, che è quella della Commissione Bozzi.
Berlinguer arriva a dire in direzione che, cioè, si apre alla prospettiva di una riforma istituzionale, arrivando a dire che non ci si deve arroccare. E fa anche nell'intervento in direzione un paragone con il PCF della Quarta Repubblica, dicendo che all'epoca il PCF aveva difeso anche l'indifendibile, cerchiamo di non ripetere lo stesso errore. Però c'è un'apertura al tema che rimane limitata all'interno del Partito Comunista, ma vediamo quali sono le sue coordinate nel confronto con gli altri partiti. Allora, il punto principale è la proposta di riformare la composizione del Parlamento attraverso il passaggio al monocameralismo, tema già sostenuto dai comunisti all'epoca della Costituente, ma all'epoca, diciamo, un po' per spirito di bandiera, in realtà la proposta era stata subito accantonata. Invece, nella commissione Bozzi, il Partito Comunista insiste fortemente sul passaggio ad un Parlamento monocamerale, quindi abolizione del Senato e riduzione del numero dei deputati a 420. Si punta anche a dare all'esecutivo una maggiore autorevolezza. Il PC si apre, ad esempio, all'idea di riservare il voto di fiducia al solo Presidente del Consiglio. E poi, come sappiamo, parteciperà al varo della legge 400 del 1988 sull'organizzazione della presidenza del Consiglio dei Ministri. Quindi il tema di un rafforzamento della capacità di governo comincia a essere preso in considerazione dal Partito Comunista. Rimane però una totale contrarietà ad una modifica della legge elettorale che attenui il meccanismo proporzionalistico. Qui il PC propone per il Parlamento monocamerale il passaggio all'uninominale, con riferimento al sistema tedesco, quantomeno al recepimento di quello in vigore per il Senato. Ma questo meccanismo uninominale, che viene scelto per evitare le degenerazioni, come viene detto esplicitamente, causate dal sistema delle preferenze, si associa comunque ad un meccanismo redistributivo dei seggi di tipo proporzionale. Cosa che porta nella commissione Bozzi alcuni interlocutori, e mi riferisco nel paper soprattutto a Pietro Scoppola, che è stato un protagonista di questa stagione, oltre che un suo grande studioso negli anni successivi, a criticare il PC per la contraddizione evidente tra una strategia dell'alternativa che assume sempre di più la valenza di una forma di alternanza rispetto alle coalizioni guidate da partiti diversi, e invece l'arroccamento in questo caso nella difesa del sistema proporzionale. Ma il PC deve anche dialogare con gli altri partiti in un contesto che è quello del decisionismo craxiano, un contesto in cui viene emarginato con il decreto di San Valentino del 14 febbraio dell'84 sulla riduzione dell'indennità di contingenza, e a questo punto il PC reagisce ricorrendo all'ostruzionismo, come aveva fatto nei primi anni della vita della Repubblica, e utilizzando anche uno strumento referendario che in precedenza aveva sempre guardato con un certo sospetto, che invece adesso viene utilizzato come elemento di scontro contro le forze di governo che vogliono emarginarlo, mettendo fine a quella stagione della mediazione politico-parlamentare che aveva raggiunto il punto culminante negli anni 70. La commissione Bozzi fallisce, non arriva a postulare una ipotesi di riforma condivisa, qui naturalmente vado velocemente verso la fine. Il PC inizialmente mette da parte la questione delle riforme, anche se abbiamo un tentativo, che è quello condotto da Pietro Ingrao in occasione del 17° congresso del partito in programma a Firenze nell'aprile dell'86, di rilanciare il tema addirittura con la proposta di un governo costituente. Per il PC sarebbe forse l'occasione di prendere l'iniziativa su questo tema e forse mettere in difficoltà gli altri partiti, ma come sappiamo questa idea non viene accettata all'interno del partito e quindi non viene avanzata nessuna iniziativa su questo piano. Arrivo alla conclusione, la situazione cambia completamente dopo le elezioni del giugno 1987,
dopo la sconfitta elettorale, quando il PC scende al 26,6% e ritorna al livello dei consensi degli anni 60. Si sperimenta in tutta evidenza che non esiste più una rendita di posizione che garantisca al PC una percentuale sicura di consensi elevata, ma appunto può cominciare un declino molto preoccupante. E allora abbiamo un processo di cambiamento che porta ad una vera e propria svolta anche in ambito politico-istituzionale nel momento in cui abbiamo l'ascesa di Achille Occhetto, prima come vice segretario del partito e poi come segretario, ultimo segretario del Partito Comunista. Con Occhetto il dibattito si apre nel novembre dell'87 in una importante riunione della direzione. Ebbene, con Occhetto il paradigma cambia notevolmente perché si afferma che non si vuole più rimanere in un orizzonte, diciamo, di cultura politica troppo legata ad un modello consociativo, quindi Occhetto introietta questa categoria della consociazione e la usa forse, anzi sicuramente anche in termini un po' eccessivi, però il dato di fondo è che si assume invece come elemento essenziale la necessità di dare un contributo all'esigenza di governabilità del paese e abbandonando la refrattarietà a strumenti di correzione del sistema proporzionale. Si assume questa volta con decisione l'orizzonte di una democrazia dell'alternanza fondata anche su una riforma elettorale che consente ai cittadini di pronunciarsi su programmi e su governi da scegliere al momento delle elezioni. Non entro nel merito del dibattito che si apre nel partito su questo punto, sulle proposte che vengono fatte, alcuni dirigenti aprono anche la prospettiva di un'elezione diretta del capo dello Stato che è proposta dai socialisti. Quello che è certo è che il nuovo PC di Occhetto approda ad un'idea di competizione bipolare che fino a pochi anni prima era stata del tutto esclusa dall'orizzonte programmatico identitario del partito. Con la svolta della Bolognina, l'obiettivo di rifondare il sistema politico si lega naturalmente alla formazione del nuovo partito. Ed è, chiudo con questo, molto significativo che dopo le elezioni amministrative del maggio 1990, in cui ancora abbiamo il PC con il PC in quanto tale, ebbene, da un lato si registra un ulteriore calo del partito, dall'altro abbiamo una significativa affermazione del leghismo, 19% in Lombardia, e la parola d'ordine di Occhetto è quella di rilanciare il tema della riforma istituzionale perché non si deve stare con la società politica, i partiti, contro ciò che è in movimento, ma occorre guidare e condurre, cito dalle sue parole, in direzione, l'opposizione all'attuale sistema politico. Quindi vedete, il paradigma politico-istituzionale del PC è completamente cambiato rispetto alle coordinate tradizionali in relazione all'evoluzione del sistema politico. E qui la scelta che sarà fatta per tentare di aprire la strada alla riforma istituzionale, sfuggendo al paradosso del riformatore, no? Su cui poi Pietro Scoppola scriverà un denso capitolo della sua Repubblica dei Partiti, cioè la necessità di riformarsi perché non si decide e l'impossibilità di farlo proprio perché non ci sono gli strumenti per decidere. Ebbene, la via per sfuggire da questo paradosso e aprire la riforma sono, per Occhetto, i referendum elettorali. Quindi l'adesione alla strategia referendaria, altro punto di svolta per un partito che invece aveva visto la democrazia dei partiti a suo tempo come qualcosa che non implicava un uso forte del referendum. Quindi, chiudo, il PC aveva concepito fino agli anni 70 il proprio percorso nelle istituzioni nei termini di un rilancio della democrazia dei partiti formatasi dopo la guerra, che non necessitava né di revisioni costituzionali né di modifiche di natura elettorale. E ora con il PC, PDS di Occhetto, il partito nuovo che è investito da questa trasformazione diventa un attore decisivo per l'avvio della trasformazione degli anni 90, che nel 93 condurrà al passaggio ad un regime di alternanza fondato sul nuovo sistema elettorale. Molto più difficile sarà però fornire un'adeguata direzione al processo che il PC-PDS
contribuisce notevolmente a mettere in moto, tanto che con il crollo del pluridecennale sistema partitico si svilupperà una transizione istituzionale dilatata, accidentata e, come si può constatare fino ai giorni nostri, dai molteplici e contraddittori passaggi. Grazie.